idee e ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi vorrei parlarti della mia aspirapolvere, perché da quando ho questo modello di aspirapolvere mi ha notevolmente semplificato la vita. Questa è un iFree 100 della Hoover senza fili, ne fanno vari modelli. Ero indecisa con un modello più costoso, appunto, della Dyson, però mi sono fatta due conti, quello costava 500, questo 120, mi sarebbe dovuta durare la Dyson 5 volte tanto, quindi all'incirca 10 anni di tempo, e alla fine ho scelto questa. In primo luogo perché è senza fili, in secondo luogo perché è veramente molto leggera. Terzo punto, non meno importante, è tutta totalmente smontabile e lavabile. Ti indicherò sia i punti critici che i punti invece vantaggiosi. Come prima cosa vedi che ha l'estremità rimovibile in modo da poter pulire più facilmente gli angoli e anche la spazzolina che si può tirare giù per pulire magari più facilmente anche i tessuti. Ha il pulsante di accensione che basta premere e ha anche una sicura che ci consente di continuare a prolungare l'azione dell'aspirapolvere senza dover mantenere sempre l'indice sul tasto. Ti piacciono i video di pulizia? Ti lascio in alto il link del video sulle mie pulizie settimanali in cui utilizzo questa aspirapolvere. Da uno sportellino sul retro si può estrarre una bocchetta per andare a pulire gli spazi più ristretti, gli angoli, le fessure, che è facilmente applicabile e poi riposizionabile in modo da essere sempre a portata di strumento. Sempre sul retro dello strumento c'è l'accesso ai filtri. Come vedete, si può facilmente estrarre il supporto in plastica e andare a rimuovere poi le imbottiture stesse in modo da consentirne il lavaggio. A breve vi mostrerò come fare. Per ora andiamo a reinserirle perché prima vi vorrei mostrare ancora altre cose. In primis come andare ad estrarre la batteria. La batteria è interamente sostituibile, quindi in caso di malfunzionamento si può sostituire appunto si può caricare quindi sia inserita nell'aspirapolvere ma anche singolarmente, magari appoggiata su un mobile. Altra cosa che si può andare completamente a sganciare e separare è l'intero cestello di raccolta della polvere. Vediamo come fare. Basta premere una piccola leva in plastica e si sgancia completamente, quindi rendendolo anche qui molto facile da lavare, sia nell'esterno che all'interno. Questa è la base celeste del filtro che si può interamente rimuovere e andare a lavare. Per ora non lo faccio, vado prima a svuotare il cestello nell'altra stanza. Una volta svuotato appunto il cestello dalla polvere, si può aprire, come vedete, il modo in cui appunto lo ho svuotato e andare a rimuovere poi il filtro, l'ulteriore filtro che è all'interno. Anche questo interamente lavabile e smontabile. Dopo vi mostro come. Lo riavvito, chiudo il cestello in plastica per mostrarvi come andare a riposizionarlo al termine poi del lavaggio. Basta effettuare una semplice pressione verso l'interno. Anche le setole poste all'estremità dell'aspirapolvere possono essere asportate e quindi interamente pulite. Asportiamo quindi i peli, i capelli che andremo a cestinare e poi possiamo sciacquare e infine, dopo l'asciugatura, riposizionare nell'aspirapolvere. Quando
quando l'acquistate vi è fornita anche una piastrina per la sua sospensione. Noi in questo caso, anziché al muro, abbiamo preferito posizionarla sul fianco di un mobile. Ricordatevi sempre di posizionarla ovviamente accanto a una presa per la sua ricarica. Vedete che c'è appunto il carichino, basta inserirlo sul lato della maniglia. Questa è la piastra che va semplicemente avvitata, sostenuta appunto con due viti. E ora vi mostro invece la parte di lavaggio delle singole componenti. Vedete, questo è il cestello che abbiamo fatto vedere prima come sganciare dal resto del supporto. Può essere direttamente inserito sotto l'acqua e lavato completamente con acqua e sapone. Faccio entrare anche l'acqua dentro proprio al tubo, nessun problema, perché non viene a contatto con nessuna parte elettrica o della batteria. Passiamo a questo punto ai vari filtri che appunto abbiamo estratto dal retro dell'aspirapolvere stessa, questi i primi due, quindi sciacquiamo interamente, e quello che invece in due porzioni abbiamo estratto dall'interno del cestello in plastica dove si raccoglieva appunto la polvere. Sciacquiamo tutto e mettiamo ad asciugare per 24 ore. L'importante è non avere fretta e aspettare che tutte le componenti si siano completamente asciugate per non danneggiare poi l'aspirapolvere una volta in funzione. Una volta asciutte, vediamo rapidamente appunto come riposizionarle al loro posto. Inseriamo appunto prima il filtro in gomma piuma all'interno del supporto e poi il secondo filtro e riposizioniamo. Inseriamo il cestello trasparente sul manico dell'aspirapolvere e così anche per le due parti del filtro celeste, l'una dentro l'altra e infine attaccate all'aspirapolvere stessa. Una volta interamente rimontata, siamo pronti già al nuovo utilizzo. Abbiamo quindi elencato i vantaggi: il fatto che sia senza filo, il fatto che sia molto leggera e interamente lavabile. Tra gli svantaggi vi segnalo che la qualità della plastica del cestello e del suo coperchio non è ottima, in quanto si incrina facilmente. Il fatto tuttavia che sia smontabile e sostituibile ci consente di bypassare questa criticità. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi lascio il link dell'aspirapolvere in descrizione. Io la mia l'ho comprata e l'ho pagata al prezzo di 120 euro circa ormai un paio di anni fa e mi sono trovata bene, tant'è che l'ho regalata anche ad alcuni amici e parenti. Con accesso dal mio link che trovate in descrizione mi arriverà una microscopica percentuale da Amazon e ve ne sarò comunque grata. Ciao e buona giornata!